Come abbiamo visto nel precedente video, le forme di dipendenza affettiva sono quattro. In questo video ti illustrerò come riconoscere le persone dipendenti. Un breve riepilogo sulle quattro forme di dipendenza affettiva. La prima è la dipendenza affettiva passiva, quella del ho bisogno di te. La seconda è la codipendenza, quella del mio amore ti salverà, che viene anche chiamata la sindrome da Croce Rossina. La terza è la dipendenza aggressiva, ossia quella del ti odio ma non riesco a lasciarti andare. La quarta e l'ultima dipendenza affettiva è quella della controdipendenza, che è tipica della personalità narcisista o psicopatica. Quella del non ho bisogno di te, se andiamo a vedere le caratteristiche delle vittime che soffrono di dipendenza affettiva, vedremo che il dipendente affettivo passivo è quella persona che ha una scarsissima autostima e considerazione di se stessa e che pensa di non avere valore, di non essere abbastanza importante o addirittura di non meritare amore. Nella maggior parte dei casi il manipolatore viene idealizzato e quindi cercato per dare un senso alla propria esistenza. Solo con una persona accanto il dipendente affettivo ha la sensazione di esistere. Il partner è considerato responsabile della propria felicità e verrà sobbarcato di richieste di presenza per placare il dolore della separazione. Infatti, la separazione, sia reale che immaginaria, preoccupa il dipendente affettivo e per questo sarà disposto ad accettare le peggiori condizioni proposte dal partner, come maltrattamenti fisici o psicologici, umiliazioni, svalutazioni, eccetera. Sarà disposto a subire di tutto piuttosto che l'abbandono e se il partner si allontanerà, il dipendente cadrà in una sorta di astinenza e cercherà di aggrapparsi sempre di più all'oggetto amato. La persona con dipendenza affettiva passiva è attratta dalle relazioni difficili e considera un partner equilibrato e rispettoso, noioso o poco attraente. Proprio per questo tenderà a legarsi ad una persona narcisista o psicopatica che, come abbiamo spesso visto, sono personalità molto forti e seduttive, incapaci di dare e ricevere amore, ma che al tempo stesso e soprattutto nella prima fase del rapporto riescono a dare alla persona ciò che si aspetta di ricevere, importanza ed ammirazione. Ma tutto ciò non durerà a lungo, perché dopo la finta fase della luna di miele, alle infinite richieste di presenza e attenzione del partner dipendente, l'altro comincerà a tirarsi indietro vivendo queste richieste come un'invasione. Il narcisista è una persona priva di empatia, quindi non riuscirà a mettersi nei panni del dipendente che non riuscirà mai a comprendere fino in fondo e piano piano comincerà a svalutarlo e a mettere le distanze e si realizzerà quello che per il dipendente passivo è considerato il più grande terrore, l'abbandono, dove verranno rafforzate tutte le credenze negative di non valere, di non essere importante e di non meritare amore. La persona con una codipendenza affettiva, invece, è una persona che tende a legarsi a persone che hanno un bisogno estremo di aiuto e per questo viene soprannominata la sindrome della Croce Rossina. In generale, la codipendenza è caratterizzata da un senso totale di sacrificio, con l'illusione che sarà proprio questo sacrificio a salvare il partner o la partner. La persona con una codipendenza affettiva tende a legarsi a persone problematiche. Nelle persone con dipendenza aggressiva è la rabbia a farla da padrona. Rabbia per non essere visti, rabbia per non essere considerati dal partner o dalla partner, rabbia perché l'altro non riesce ad amare come il dipendente avrebbe bisogno. Mentre nella forma passiva ed in quella della codipendenza, questa rabbia rimane sullo sfondo, quella del dipendente aggressivo viene a galla in maniera statica. Nella persona con la forma di dipendenza aggressiva viene fuori la sua parte più cattiva e sadica. Invece di subire, aggredisce. Solitamente questa forma di dipendenza è frutto di un
passato complicato. Col passare degli anni, il dipendente aggressivo ha coltivato relazioni particolarmente fallimentari che hanno fatto venire a galla molta rabbia. Il dipendente aggressivo è attratto da un altro dipendente affettivo, ossia una persona con caratteristiche simili a sé. A questo punto l'altro potrà scegliere di essere sottomesso o aggredire di conseguenza. Nel secondo caso, il rapporto sarà caratterizzato da uno scontro perenne, dove si alterneranno sentimenti di rabbia, sensazione di svalutazione e sensi di colpa, e dove il legame che si instaura sarà fondato sulla convinzione che il partner sia quello meno peggio. Non c'è amore né desiderio. Egli si aggrappa al partner come ultima spiaggia, sapendo già da subito che questa persona non sarà in grado di soddisfare i suoi bisogni. In queste relazioni il sentimento prevalente è il disprezzo, sia verso il partner che verso se stessi. Il partner sarà spesso svalutato e umiliato anche in pubblico, passando all'ultima forma di dipendenza, ossia la controdipendenza. La persona ha superato le sue paure del rifiuto e dell'abbandono, evitando qualsiasi legame emotivo profondo. I legami emotivi vengono vissuti come una grave minaccia alla propria vita. Ha imparato a fuggire dalle relazioni, rendendosi non disponibile emotivamente all'altro. Il controdipendente ha bisogno di mostrare un'immagine di sé basata sull'indipendenza, sulla perfezione, sul potere e sul successo, e questo lo porta spesso ad indossare una maschera. Tipiche personalità controdipendenti sono i narcisisti e gli psicopatici. Certamente il controdipendente è attratto da figure che hanno una dipendenza passiva. Ha bisogno di essere venerato e preso in cura dal partner o dalla partner. Il dipendente passivo sarà disponibile a fare ciò senza rendersi conto di venire schiacciato e privato di energia. Il partner è visto come un contenitore dove poter riversare le proprie frustrazioni, la propria rabbia e la propria angoscia. La persona con una controdipendenza affettiva ha imparato a sparire dalla relazione, non rendendosi disponibile a qualsiasi tipo di intimità con il partner. Solitamente il controdipendente è stato un bambino che ha imparato che non poteva contare sulle figure dei genitori, a volte per continui rifiuti, altre volte per causa di forza maggiore. Quindi, se il dipendente affettivo ha sentito l'interesse da parte dei genitori, seppur in maniera discontinua, il controdipendente ha capito fin da subito che doveva rendersi indipendente, incapace di creare legami emotivamente significativi e soddisfacenti. Spesso egli avrà comportamenti di dipendenza da gioco d'azzardo, sesso compulsivo, abuso di alcol e sostanze. Il sentimento che prevale nella controdipendenza affettiva è la vergogna, nascosto dietro la freddezza emotiva. Non sente la tristezza profonda, l'angoscia, la gioia, l'amore. Non è in grado di piangere o ridere sinceramente. Tutto questo perché non riesce ad accedere alle proprie emozioni, come non è in grado di farlo per sé. Non sarà mai in grado di farlo per il partner. L'illusione della persona controdipendente è quella di non aver bisogno di nessuno e penserà di valere molto di più degli altri. Quindi idealizzerà moltissimo se stesso e tenderà a svalutare il partner o la partner o chi percepisce come una minaccia. In conclusione, le dipendenze affettive si manifestano in diverse maniere, ma tutte sono legate a una scarsa autostima e a una ricerca di appagamento attraverso il partner o la partner. Nella maggior parte dei casi, il dipendente affettivo passivo idealizza il partner o la partner e lo considera responsabile della propria felicità. La persona con dipendenza affettiva si lega a partner problematici e pensa di poterli salvare attraverso il proprio sacrificio. La persona con dipendenza aggressiva cerca di esercitare il controllo attraverso la rabbia e la violenza.
dipendenza. Infine, la controdipendenza è tipica della personalità narcisista o psicopatica e cerca di dimostrare di non aver bisogno di nessuno. Se riconosci questi comportamenti in te stesso o in te stessa o nei tuoi cari, contattami per ulteriori informazioni e supporto cliccando sul link che trovi nella descrizione del mio video o sul mio profilo.